Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati. Allora, oggi un breve video per darvi qualche spunto per i vostri fraseggi. Già anni fa, quando iniziai a studiare, i miei insegnanti mi facevano lavorare tanto su i metodi di Gary Chaffee, quindi la collana dei metodi pattern. Io li ho ripresi e anche per prendere degli spunti nuovi, insomma, per avere nuove idee. E oggi appunto vi voglio riproporre una di queste parti, diciamo uno di questi esercizi che possiamo applicare poi sui nostri fraseggi. C'è praticamente una sezione dove, lavorando con delle divisioni, quindi divisioni in gruppi da 3, 4, 5, 6, insomma, varie divisioni, si praticamente uniscono per formare appunto dei fraseggi. Qui sotto trovate il PDF con i gruppi che oggi vediamo e appunto anche qualche idea che potete iniziare a sviluppare. Allora, da prima il gruppo a 3. Il gruppo a 3, allora, prevede il primo colpo accentato e poi un colpo doppio. Quindi partendo con la mano destra avremo un colpo di destra e due di sinistra. Stessa cosa se noi giriamo le mani, lavoreremo con l'accento sulla sinistra e il doppio colpo sulla destra. Secondo gruppo è il gruppo da 4, in questo caso vediamo un paradiddle, quindi accento sul primo colpo, secondo colpo un altro colpo singolo e poi colpo doppio, quindi destra, sinistra, destra, destra. Se lo giriamo, sinistra, destra, sinistra, sinistra. Terza divisione è quella da 5. Qui prevede due accenti sul primo e sul terzo colpo, quindi primo, secondo e terzo colpo sono colpi singoli, gli ultimi due colpi doppi. Stessa cosa se noi lo facciamo partendo con la sinistra. Rivediamoli tutti nel dettaglio, gruppo 3. Gruppo 4. Gruppo 5. A parte il gruppo a 4, che se noi facciamo più ripetizioni le mani continuano a invertirsi, il gruppo a 3 e il gruppo 5 in questo caso, se tu parti con la destra e metti insieme solo quello, logicamente inizierai sempre con la stessa mano. Vi do tre opzioni che vediamo velocemente, che poi vi consiglio di lavorare prima appunto sul pad e poi sviluppare in tutti i modi sul set. Due gruppi da 4, uno da 5 e uno da 3. Primo gruppo da 5, due gruppi da 3 e un altro da 5. Vediamo due gruppi da 3, uno da 4 e ancora due da 3. In questo caso, se mettiamo insieme più volte l'esercizio, vedrete che all'inizio cambierete sempre la mano, quindi una volta inizierete con la mano destra, il secondo giro invece inizierete con la sinistra. Questo qualche spunto per lavorare appunto su dei fraseggi nuovi, su delle idee nuove. Se vi è piaciuto questo video e volete che magari affrontiamo ancora il discorso con altre divisioni e poi vedendolo applicato anche in altri modi, potete anche commentare, mettete qualche like e io svilupperò altri video appunto da proporvi. Spero che il video appunto vi sia piaciuto. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e rimanete aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Non mi resta che salutarvi. Intanto vi lascio con i vostri esercizi per le mani e sulla batteria. Come sempre, buon groove e ci vediamo prestissimo. Ciao!